Da Montecitorio è partita una campagna dal titolo Non è normale che sia normale, presentata dalla vicepresidente della Camera Mara Carfagna. Sui social, sul web, sui giornali e in TV è stato trasmesso il video in cui i personaggi noti si fanno un segno rosso contro la violenza sotto l'occhio. Tra loro anche l'assessore regionale della Famiglia, Politiche Sociali e del Lavoro, Mariella Eppolito. Ecco il video. 25 novembre, per il calendario cristiano, è la festa liturgica di Santa Caterina Martire. Per il calendario dell'umanità laica, invece, è la giornata contro la violenza sulle donne. Tante martiri moderne che ancora oggi sono segnate dalla sudditanza, dalle molestie, da aggressioni fisiche, morali e psicologiche. Fino a quando ci chiamavano gentilsesso, sembrava tutto quasi poetico, poi è arrivata la denominazione di sesso debole. Qualcuno si è sentito in obbligo di giustificare la propria dominanza. Io non credo alle categorizzazioni. Spesso sono degli strumenti per costruire dei luoghi comuni. Io non penso che ci siano esseri superiori o inferiori, donne o uomini, bianchi o neri. Siamo tutti diversi nell'essere uguali. E chi crede di poter programmare la vita di una donna sbaglia, sbaglia ed è, permettetemi di dire, uno stupido. Non facciamo di questa giornata chiaramente una guerra tra generi sessuali, ma una battaglia per la civiltà. Io porto questo convincimento ogni giorno, lo porto dentro il mio assessorato, lo porto nella cabina di regia interministeriale, lo porto nel forum sulla violenza sulle donne. E lo porto nella mia vita quotidiana. Tante volte in farmacia viene una ragazza per una pomata antidolorifica e chiedendole cosa ti è successo scoppia in lacrime. E allora io ho finito di ascoltare tutte le storie di dolore. Oggi le porto dentro le istituzioni, le porto con il reddito di libertà, con le borse lavoro, con il sostegno ai centri antiviolenza, ai centri di ascolto, alle case rifugio, alle case di accoglienza, con l'educazione alle pari opportunità nelle scuole, con il recupero dei soggetti maltrattanti, perché oggi è il 25 novembre, domani è il 25 novembre, lo sarà anche dopodomani e fra 6 mesi, e fra un anno, fino a quando l'ultimo maschietto si renderà conto che nel momento in cui usa violenza contro la donna che ha davanti, la usa contro la propria madre e questo è un delitto contro natura. Giù le mani dalle donne.